pizzano i mondiali, ma questa Italia la convince? Ma non lo so se l'allenatore sta nascondendo qualcosa, perché io questa Italia senza Balotelli la vedo andare molto molto lontano. Speriamo solo che se ne accorga che il gioco di Balotelli è un gioco che non è di tutta la squadra, ma è un gioco per Balotelli. Io vedo di più il gioco di tutta la squadra, specialmente gli ex pescaresi, i ragazzi che sono cresciuti con Zema e che valgono moltissimo, sanno correre. Un pronostico per dove arriverà questa Italia? Se noi battiamo l'Inghilterra nella prima partita, io sono convinto che andremo molto lontani. Chi convince questa Italia? Ma non tantissimo, direi. Io, perché? Ma perché secondo me Rossi era da chiamare. Perché anche se non era proprio in forma, mancavano ancora 2 settimane, e allora secondo me poteva essere una pedina importante, insomma. Anche puntare sulla sua esperienza? Sì, esatto, anche perché appunto lui gioca all'estero e secondo me è stato un errore. Beh, l'Italia è sempre una squadra imprevedibile come tutti gli altri anni, e secondo il mio punto di vista non è seconda a nessuno. Basta che magari riescano a giocare un poco di più grinta di quella che hanno giocato fino adesso con le amichevoli. Secondo me dovrebbe andare avanti, perlomeno il primo turno lo passa sicuramente e dopo cominciano le cose difficili. Per me almeno semifinale, sicurissimo proprio. Se la squadra c'è e se si impegnano riusciamo ad arrivare lontano. Su che giocatore punti? Cerci. Hai fiducia in questa Italia? Spero di sì, dai. Dove può arrivare? L'importante è che passi il primo turno, dopo sai, l'Italia è sempre... non si sa mai. Iniziano i mondiali, in casa è tutto pronto per seguirli? Certamente, tutto pronto, bandiera, tutto pronto. Questa Italia dove può arrivare? Dove potrebbe arrivare? Diciamo che l'Italia potrebbe dare anche tanto di più, però bisogna... Quindi la vedi in finale? Ho i dubbi. Semifinale? Dubbi ancora. Scendiamo ancora agli ottavi. Non si sa. Vabbè, però almeno passa il primo turno. Si spera, dai.